Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Notizie Mostruose, il vostro TG preferito. Attenzione, pioverà. A breve i cittadini di Bari e provincia avranno la possibilità di essere avvisati via SMS del tempo che fa o che farà. Il servizio è stato presentato dal presidente della provincia di Vella e dall'assessore alla protezione civile Nicola Pace, alla presenza di diverse autorità. Il servizio è già in uso da un anno circa alle istituzioni. Un attimo, scusate, ho ricevuto il messaggio. Leggo. Domani pioverà, portate l'ombrello. Provincia di Bari. Un attimo solo che rispondo. Tanto piace, cazzo, ma ce l'ha fatta anche una provincia. A Molfetta muore anche il quinto operaio, che dopo la pulizia della cisterna che conteneva zolfo è deceduto dopo i quattro che erano deceduti il giorno prima. Si dice che l'azienda non avesse criteri adatti alla pulitura di quelle cisterne. Bagno di folla per Berlusconi a Bari, così il coordinatore della Puglia e responsabile per il Mezzogiorno di Forza Italia, Raffaele Fitto, commenta l'accoglienza che i cittadini del capoluogo pugliese hanno riservato al leader di centrodestra. Faele ha detto: il calore e l'entusiasmo dei cittadini pugliesi a Bari sono andati oltre ogni previsione, specie quando il presidente ha toccato i temi cruciali di questa campagna elettorale. La necessità di abbassare le tasse, di aumentare la sicurezza, di migliorare i servizi ai cittadini, reinserire immediatamente Sud nell'agenda del governo. L'ARPA di Bari ha consegnato alcuni appartamenti dell'Executive Center per le famiglie che hanno i bambini ricoverati all'oncologico. Sì, ma qua si saranno sbagliati. Perché l'Executive Center è vero che è di fronte all'ospedale dei bambini, ma nell'ospedale dei bambini il reparto oncologico l'hanno chiuso da 2 anni. Quindi devono andare sempre al policlinico. Cioè, ma non so, non potremmo pigliare a casa vicino al policlinico. Ma non so, ma che cazzo faccio?